22:41 in diretta, ultima parte di Focus. Una tragedia poco fa a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Una donna anziana ha ucciso il marito e poi si è soffocata con un sacchetto di plastica. Sembra un omicidio, suicidio appunto, per determinato dalle condizioni estremamente difficili di questa coppia, che da tempo era in una situazione molto precaria, e quindi un'altra tragedia. Ne parliamo ormai quasi ogni giorno e non si può andare avanti così, Mirella. No. Cioè, questi, tu dicevi, gli anziani appunto sono soli, abbandonati, è una strage continua. Questi sono gesti anche d'amore a volte, perché sì, sono persone che non sopportano di veder soffrire il marito malato, in questo caso, e pur di liberarlo dal male lo uccidono, e si uccidono perché poi non reggono ad un dolore così forte, no? È una roba, sì, veramente, non voglio togliere il fiato, una roba veramente tremenda. Allora, per il governo, noi che siamo in crisi, diciamo, siamo sull'orlo di un burrone, i nostri governanti ci dicono vai avanti figliolo. E beh, in effetti è una, diciamo, è una metafora così fedele alla realtà. Giorgio Vigni, allora, poi... Siamo in tema, volevo puntualizzare una cosa prima per i tempi televisivi. 52 giorni condannato l'assassino che si è fatto giustizia da sé. Il presunto assassino di sua moglie, dopo otto mesi, non avevano ancora istruito l'udienza preliminare. Però 52 giorni lui è stato condannato. Adesso, direttore, sempre per questioni di governo, vorrei fare una domanda al consigliere del PD. Noi siamo la Repubblica nata dall'antifascista, nata dalla Resistenza e compagnia bella. Voi vi ostinate, il PD si ostina a difendere il codice penale, perché non possiamo difenderci, perché il codice penale, articolo 52. Lei sa da chi è firmato il codice penale della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza? Da Rocco. No, è firmata da Vittorio Emanuele III e Cavalier Benito Mussolini. Allora mi spiegate questi misteri? Cioè, per difendersi ci sono le pistole, volete che non si spari? Benissimo. C'è la pistola a gas che addormenta, c'è la pistola elettrica che fa svenire, ci sono i proiettili di plastica. Perché sono proibiti? Si sta parlando di questa legge sulla legittima difesa. Perché sono proibiti? Sempre torniamo al discorso di prima, parliamoci chiaro, come il signore che diceva ci spiegano. Perché dobbiamo diventare dei bidoni vuoti in mano a questi signori? Mettetevelo in testa, visto. Signori, bisogna che ci svegliamo. Io ti lascio, e qua c'ho un problema d'occhio fino a lunedì, abbi pazienza, ma in gravescente etate, direbbe il Papa, l'ultimo Papa direbbe. Ha detto l'ultimo Papa. Non può leggere. Questo qua è il professore emerito, attenzione, del Dipartimento delle Finanze di Buffalo, Stati Uniti. Ah, leggimi per piacere cosa scrive. Ripeto, professore emerito del Dipartimento Finanze di Buffalo, USA. Allora, lo Stato nella sua condizione attuale è una fabbrica che produce costantemente nuovi tipi di corde, di ceppi, di bavaglie, di manette con le quali esso vincola tutti. Tutto ciò viene tranquillamente accettato dalla maggior parte delle persone. Questo è il professor Rosef del Dipartimento Finanza degli Stati Uniti. Signori veneti, scusate, sudditi veneti, buonanotte. Buonanotte. Lei è un sudito lombardo. È un lombardo veneto lei. Io sono un meteco, sono di Como, sono un meteco. Allora, ho lavorato in un centro di urna e sento in mobilità, e voi non potete sapere quanto cibo va buttato per incapacità del personale comunale o parastatale. Beh, lo dicevamo prima. Grazie. Allora, grazie a Vigni, che lascia il posto a Giuseppe Alban, però prima di andare avanti vediamo un servizio, un altro tasto dolente per le tasche dei cittadini. Gli autovelox continuano a metterli, a seminare il territorio, e prima o poi un autovelox, facciamo male, diciamo, ad andare veloci, ma a volte anche per necessità, per lavoro, si supera il limite di 50 chilometri orari di 2 gradi e si viene subito impallinati. Vediamo cosa dice l'assessore Renato Boraso.
ci siamo, è questione di giorni se non di ore, i 5 nuovi autovelox posti su Via della Libertà e Martiri della Libertà entreranno in funzione. La fase, diciamo così, di rodaggio per consentire sia agli automobilisti di prendere le misure sia all'amministrazione di verificare il loro posizionamento è terminato. Noi riteniamo utile continuare su questa strada della sicurezza nei punti più delicati, basti pensare ai tantissimi incidenti accaduti lì in prossimità della Fincantieri. Certamente il principio è sanzionatorio. Posizionati i cartelli di avvertimento e quelli che indicano il limite massimo consentito di velocità 70 orari su via Righi e 90 in via Libertà con tolleranze di 5 km orari. 5 impianti, tutti dotati di telecamere per buona pace di chi pensa di fare il furbetto, anche se molti sono disposti a sacrificare la velocità per la sicurezza. Beh, ti dirò, là la gente magari un po' corre, è giusto che ci sia, sì. Io penso di sì. Vabbè. Stare attenti. E cercare di fare attenzione quando ci si passa davanti, peraltro sono molto ben segnati. Ai nuovi autovelox si aggiunge anche un cambio di viabilità importante in un altro nodo viario complicato di via Martiri. L'altro nodo delicato è l'avvio del cantiere proprio sulla via Martiri con via Porto di Cavagnago. Attendiamo dalla Regione Veneto l'esito della gara per la messa in sicurezza di via Porto di Cavagnago con la Martiri a Libertà. Poi probabilmente scatterà anche lì il divieto di svolta a sinistra. T-Red, Autovelox, la rete di controlli ammesse si infittisce, non manca chi è convinto che più che alla sicurezza si pensi a fare cassa. Subito la replica anche dell'assessore. Servono per far cassa, penso, per il comune, no? E poi servono anche i cittadini. Bisogna vedere che non siano trabocchetti, magari. Trabocchetti che non si vedono. Diventa un business. E secondo lei l'amministrazione vuole fare un po' cassa oppure... Direi di sì. Vedremo dopo 6 mesi quelli che saranno i risultati da questa situazione di nuovi autovelox. Evidente che avrà anche un effetto in termini di cassa, però se la gente rispetta i limiti. I soldi che saranno incassati dalle multe, ricorda, infine dovranno essere reinvestiti proprio per la sicurezza di strada e viabilità. Servizio Gabriella Basso, occhio lì tra Fincantieri e Vega e Veneziani. Bisogna stare attenti andando e tornando da Venezia, perché sono due nuovi, sono lì proprio, un po' nascosti, uno in particolare. Mirella, il bello della diretta è che ogni tanto ci sono delle belle sorprese, no? Allora, questa busta è arrivata questa mattina, sono arrivate due buste. Un bacio e sono 30 euro Morena. E poi questa sera, vuole rimanere anonimo, è arrivata questa busta. In diretta, sono 100, 200, 300, 400, 500 euro, tutti per questa mamma. Mi hanno detto di dartela. Ecco, vuole rimanere anonimo, però sono tutti per te. Sono arrivati, è veramente a questa persona. Ecco, a me piacerebbe davvero molto dire chi è stato, perché è tra le persone che sono in studio, ma rispettiamo l'anonimato e la voglia di non comparire. Questo ovviamente depone a favore di chi questi soldi li ha dati, li dà senza volere poi in televisione mettersi in mostra o comunque fare una bella figura. Quindi grazie veramente a chi ha pensato di aiutare concretamente, come fanno i nostri telespettatori, come fa Mirella, grazie al vostro aiuto. Veramente, no, Mirella? Veramente tante. È successo altre volte, no? Proprio durante la trasmissione. No? Che però qualcuno, indipendentemente dalla sera, sono tutte che fanno così, perché ci mandano le buste, i bonifici, e vedete dove vanno a finire, perciò sono molto molto contenta, perché avete visto l'emozione di questa mamma nel vedere questi soldini. E poi dicono che i soldi non fanno felicità. Vorrei avere qui un stipendio di un politico per una volta, cioè veramente tutto, che dicessero per una volta non prendo lo stipendio, anzi lo prendo e lo do, ma mai nessuno. Allora vediamo una storia, non c'entra con, diciamo, la povertà, però sono i problemi delle persone, no? Anche le patologie, le malattie rare. Guardate questa signora che ha un'allergia rara ed è costretta a vivere in una specie di campana di vetro, cioè protetta, perché è un'allergia pericolosissima. Poi andiamo poi sentiamo Giuseppe Albano.
Laura Tico ha 36 anni ed è mamma di un bambino piccolo. Da 3 soffre di una patologia cronica rarissima, la sensibilità chimica multipla. Una malattia invisibile che la costringe a vivere chiusa in casa. Fuori casa può andare solo per poco tempo e con la mascherina per tenersi lontana da qualsiasi sostanza chimica dispersa nell'aria. Ma anche al chiuso di casa o di negozi o luoghi pubblici la chimica è presente in detersivi, elettrodomestici, acqua, mobili, vestiti, conservanti dei cibi. Nel mio caso e di altri tanti malati c'è la mancanza di uno o più geni del glutatione che servono a detossificare il corpo. Terzo elemento è denotato da un sistema immunitario che non risponde come dovrebbe, tant'è che in presenza di queste sostanze chimiche si hanno delle reazioni così forti da mettere a serio rischio anche la vita. Gloria indossa vestiti in fibre biologiche, mangia solo cibo biologico prodotto in casa, una malattia che la fa vivere come in una campana di vetro, distante dal mondo che la circonda e con la difficoltà ad usare qualsiasi oggetto quotidiano. Mi si gonfiarono i linfonodi, iniziai ad avere male alla nucca, costrizione toracica e mancanza di respiro, una continua spossatezza, difficoltà visiva. Anche lavarsi per lei è un problema, l'acqua potabile le crea degli effetti collaterali fortissimi. Conclusa la doccia inizio ad avere una costrizione toracica che mi porta a questa mancanza di respiro, e, mal di testa, dolori muscolari e articolari, sensazioni di nausea, episodi di vomito e convulsioni. L'alternativa è una doccia da campeggio alimentata ad acqua demineralizzata preparata dal suo compagno Andrea. Insomma, una vita quasi impossibile. Le cure, costosissime, si possono effettuare solo a Londra. In Italia questa malattia è pressoché sconosciuta. Queste cure sono costosissime perché un solo ciclo ammonta a 25.000 euro. Per aiutare questa giovane mamma a curarsi si possono trovare tutte le indicazioni sulla pagina Facebook Un Respiro per Gloria. Guido Barbato, quando si dice quando c'è la salute c'è tutto, è vero, no? Buonasera a una grande famiglia di Rete Veneta. È emozionato sono perché quello che è successo qui a Rete Veneta stasera è veramente emozionante. L'offerta non ho parole, io volevo proprio spendere un paio di parole a queste mamme che portano avanti i figli di 3, 4, 5, 6 anni da sole perché i mariti o perché perdono il lavoro, perché hanno altre cose a cui pensare. Io voglio dire a questi uomini, se sono uomini, devono rispondere anche davanti a Dio, devono darsi da fare perché la responsabilità anche loro, sono padri, anche se si dimenticano tante volte dei figli per i loro problemi. È un'anomalia del tutto italiana. Queste mamme che hanno dei figli da accudire, non hanno il lavoro perché non stanno bene, ma poi anche perché sono i bambini, non abbiano un assegno o qualcosa, non abbiano un sostegno o qualcosa dai politici. Ma questi politici si devono proprio vergognare a vedere queste situazioni, perché non intervengono? Fanno delle leggi incredibili per le multe e hanno fatto passare la legge. Allora adesso noi già hanno, con le banche ci hanno preso i soldi dei risparmi dei veneti, con le multe ci impoveriscono ancora perché ci multano qualsiasi cosa, perché così fanno cassa i comuni. E insomma non ne possiamo più, non ne possiamo più. Dobbiamo però, visto che prendono tutti questi soldi, aiutiamo queste situazioni drammatiche che non so davanti a Dio cosa dovremmo fare. Se non ci aiutiamo, ci dobbiamo aiutare fra poveri, fra disperati, perché quelli che possono non ci pensano, fanno le leggi, ci devono andare in campagna elettorale, devono pensare ai referendum, devono pensare anche, sono indifferenti, anche guardavo la politica questi giorni qui a Roma, sono indifferenti alle nostre situazioni così. Insomma, è veramente una situazione drammatica e vergognosa per l'Italia. Io spero che si possa intervenire per queste mamme che possono, non devono prendere i figli e metterli in casa e famiglie. Devono avere un assistente e devono avere un assegno che possono portare avanti questi figli fino a un'età che possono lavorare e fare qualcosa. Dico bene, direttore? Bene.
Grazie. Sono comunque commosso perché è un'opera di Dio quella che siano arrivati 500 euro a una mamma che ne ha veramente bisogno in trasmissione. Rete Veneta, guardi, è veramente emozionante a volte. Poi mandiamo anche un servizio sulla Madonna di Fatima. Grande, sì. Allora, Mirella, ti farei subito Presidente del Consiglio, questi governanti lavorare in fonderia, da Verona. Allora, dicevo, a Padova, a proposito di donne, si era pensato di, come deterrente per fermare, arginare la prostituzione, di multare non solo i clienti delle lucciole, ma le lucciole stesse. Ma, il TAR ha detto che multare le lucciole non si può. Vediamo. I vigili del comune di Padova non potranno più multare le prostitute, lo ha stabilito una sentenza del TAR. A 2 anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza antilucciole, firmata dall'allora sindaco Bitonci, il Tribunale amministrativo boccia il provvedimento. L'ordinanza prevedeva sanzioni anche per l'esquillo e il sequestro del denaro guadagnato grazie al sesso a pagamento. Questo però non si potrà più fare. Resta invece la sanzione per il cliente, che rischia una multa di 500 euro. La maggior parte dei padovani condivide la decisione del Tribunale amministrativo. La prostituzione, cioè, non è quasi mai un atto volontario, ma è sempre uno sfruttamento, come la schiavitù è un racket mostruoso di cui conosco lontanamente i numeri e la situazione, quindi no, vanno tutelate, non multate. Condivido di non multare le prostitute, perché immagino che loro svolgano questa attività per sussistenza, per sopravvivere. Il TAR non solo ha sospeso l'ordinanza, ma ha anche costretto il comune a pagare 1.000 euro di spese legali alla donna di nazionalità romena che aveva presentato il ricorso contro una multa ricevuta. I padovani si dicono d'accordo anche sulla regolamentazione della prostituzione con la riapertura delle case di tolleranza. Penso che le prostitute andrebbero tassate, andrebbero organizzate dei ritrovi per evitare questo scempio per le strade. La famosa casa così di piacere non sarebbe una cosa sbagliata in Italia e in più porterebbe anche del reddito nazionale. Servizio di Valentina Visentino. Allora, Alessandra Veclani, fa parte della sicurezza questo discorso ed è la sicurezza è un fattore determinante anche dal punto di vista elettorale, no? Per le prossime amministrative. È uno dei punti fondamentali della nostra campagna. Infatti, se lei viene a fare un giro adesso all'Arcella, in questi mesi che non abbiamo un sindaco, riesce a percepire proprio la non sicurezza che c'è. E prostituzione, spaccio. Io prima dicevo che abito all'Arcella. Sì. Una decina d'anni fa io potevo girare tranquillamente a qualsiasi ora. Adesso faccio fatica anche durante il giorno ad andare in giro, soprattutto con la borsa. La borsa non ce l'ho mai dietro con me. E anche i miei genitori, che comunque hanno 70 anni, non mi fido a lasciarli andare fuori da soli. Mi preoccupo sempre del fatto che mia mamma non esca con la borsa, perché è veramente un disastro. Basta soltanto vedere i dati che un extracomunitario ogni 3 abitanti arcellani. E niente, l'Arcella ha proprio in mano ai delinquenti. Questo perché è caduta la giunta e non si percepisce più la sicurezza che c'era prima, adesso siamo proprio allo sbando totale. E la prostituzione, un altro punto che mi vorrei soffermare, è che la prostituzione va regolamentata, anche loro è giusto che pagano le tasse come tutti gli italiani che lavorano. È stata qua settimana scorsa Silvia Carpanese di Direzione Italia, ex consigliera comunale, che era stata aggredita per strada proprio da... Anche a me è successo. È successo sì, anche, certo. Anche a lei. Sì, giusto anche ieri sera sono andata a una riunione, erano le 8 di sera e davanti di me hanno iniziato a spacciare. L'altro ieri, sempre a una riunione, in via Tiziano Spetti, che è una via principale dell'Arcella, e un ragazzo ha iniziato a masturbarsi con delle donne, con dei figli là che camminavano. Cioè, non è possibile una cosa del genere. E prima, quando c'era il sindaco, le volanti passavano, c'era la sicurezza, si percepiva, adesso non si percepisce. Mi viene in dubbio che se anche cambiasse il governo ci ritroveremo in Parlamento ancora i vecchietti politici. Vediamo allora, per la gioia di Alban, un servizio sulla Madonna di Fatima.
arriva la Madonna di Fatima perché è il centenario con Fatima, 13 maggio, 13 ottobre, 6 apparizioni con i suoi 3P, prega per noi, perdoni i nostri peccati e portaci in paradiso. Sono contento, fortunato, credo che in questo mondo così povero, Zai ha detto, cadavere eccellente l'Italia. E credo che abbia bisogno dell'aiuto del Signore, della Madonna e di tutti i santi e di noi cristiani. L'immagine della Madonna di Fatima ci giunge da Pulsano, dove è rimasta per 7 giorni, 7 giornate eucaristiche mariane, e adesso è qui nel Trevigiano, fino a domenica rimarrà qui nella parrocchia di Semonzo del Grappa. Ci saranno molti momenti di adorazione eucaristica, silenziosa, ci saranno meditazioni, riflessioni, ci saranno incontri con le famiglie. I 4 giorni poi termineranno domenica con la celebrazione eucaristica conclusiva, durante la quale faremo il rinnovo delle promesse battesimali. E anche la statistica della Madonna, che è un po' tremenda, molti vanno all'inferno perché ci sono poche persone che pregano e si sacrificano per loro. E allora beati noi che siamo qui con la Madonna di Fatima, promessa dal Signore e che ci accompagna nel nostro cammino quotidiano. Alban, voi dove vedete la Madonna vicino a Pederob? Avete delle apparizioni? Ci sono le apparizioni sul Monfenera e devo dire che è arrivata anche una notizia dal vescovo che è stato inviato dal Papa a Medjugorje, e questo vescovo, che le ultime dichiarazioni, ha detto che in quel posto ci sono molte conversioni, c'è una luce, c'è insomma qualcosa di straordinario. Io devo dire che la Madonna mi commuove sempre e continuamente. Credo che in questo momento così drammatico della nostra società e con questi sacerdoti, scandali di sacerdoti, la Madonna fa molte conversioni, è incredibile, ma appare in molti luoghi e sempre di più. Non servono 4.000, 5.000 messaggi, ma le persone, basta che ne ascolti uno messaggio e entri con il cuore a comprendere cosa ci vuole dire Maria, che ci vuole aiutare nell'amore e nella nostra salvezza e nella nostra vita. Mi fanno piacere queste cose, direttore. Allora, non sappiamo come fronteggiare la richiesta UE per eccesso di spesa pari a oltre 3 miliardi di euro, perché non farsi consigliare da Renzi, che li ha spesi per vincere il referendum, poveri italiani. Aldo Rosso, imprenditore di 86 anni, un uomo che ha dato lustro al Nord-Est con le sue imprese, che ha lavorato per molti anni, che poi ha avuto una crisi e non per colpa sua, però non ha perso lo smalto, l'entusiasmo, la forza, no, degli imprenditori del Nord-Est. L'ha aiutata anche questo poi in fondo ad andare avanti, no? La voglia di riscattarsi. Sì, no? La mia condizione è colpa di un giudice, soltanto un giudice che non ha voluto ascoltare neanche un testimonio. Dunque, io le dicevo prima che ci sono state delle persone che si sono suicidate anche per poco niente, perché o per la sua debolezza o per dignità che hanno perso. Ma io ci ho rimesso 13 milioni, signori, solo per un giudice che non ha voluto ascoltare nessuno. Dunque io non mi suicido di sicuro. Tutto il più, farò pagare a chi mi ha messo in queste condizioni e basta. Perché ho fatalità, il mio amico che mi segue sempre, è venuto a Milano, è venuto a Venezia, e sì, ha avuto un intervento un po' delicato e non può seguirmi. Ma più presto che si mette in piedi sentirete parlare di quello che farò. Non farò del male a nessuno, ma qui il giudice che mi ha messo in queste condizioni, perché ci sono dei giudici che hanno rimesso la vita per far rispettare le leggi, però lo sappiamo, no? Certo. Vedi Borsellino, vedi la Chiesa, vedi, cioè persone che sono morte. Io ho avuto bellissimi rapporti con giudici della mafia, però non mi sono mai permesso di accennare loro il mio problema. Eppure, guardi, è venuto in macchina con me, che non è mai andato in macchina con nessuno, perché aveva le guardie del corpo, come è venuto in macchina più volte, però io non mi sono mai permesso di dirgli: guarda che io mi trovo in questa situazione. Perché? Perché, come ripeto, ci sono una 20% di giudici che meritano la cattedra che hanno, ma giudici che sono pagati, perché io pagavo 500-600 mila euro di tasse all'anno,
Dunque, quanti giudici pagavo all'anno? Quanti ne ho pagati? Per questa signora che non ha nulla, guardi, che non ha nulla da rimproverare, quelle poverine che vanno per la strada, quella lì non ha nulla da rimproverare. Dunque, per colpa sua io mi trovo in questa situazione, però, ringraziando il Dio, mi trovo ancora in condizione di poter sopravvivere, perché ho una pensione che mi fa sopravvivere. Ecco, tutto qua. Non ho più, è solo una bella pensione e basta. Grazie, grazie, grazie della vostra salute. È la salute che è più importante, perché i soldi sono, mio papà diceva, i soldi sono del demonio, del diavolo. Lo sterco del demonio. Aiutano, aiutano. Sì, no? Però, Mirella, io non ripiango sui soldi, ripiango sulla mia dignità. Certo. Ma hanno tolto la mia dignità, ecco. Dobbiamo tutto chiudere. Qua. Allora, grazie. Mirella, piccolo miracolo stasera, un piccolo grande miracolo, veramente. 500 euro arrivati da uno degli ospiti, certo, di Focus, consegnati subito a Romina, quindi è stata una puntata puntatone, ancora, puntatone, ancora nostre, più puntatone, significativa del solito. La solidarietà veramente fa toccare, penso, il cuore di tutti quanti, perché è una solidarietà diretta, è una solidarietà che si vede ed è una solidarietà che incoraggia. Perciò penso che questa sera la grande famiglia di Rete Veneta ha fatto una grande cosa, avete visto, con l'assegno, col banco solidale, con la busta alla Romina che è ancora commossa, perciò grazie a tutti quanti veramente. Va bene, grazie. 23.08. Ripartono adesso i nostri telegiornali, seguiteli se lo vorrete. Domani mattina Sveglia Veneti, di nuovo con Mirella e Lucio Zanato, alle 8.10 potete telefonare fino alle 9.30 e quindi intervenite pure liberamente. Grazie, buonanotte a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.